debutto sorprendente è quello della scrittrice Elisabetta Bricca con il romanzo Il rifugio delle ginestre, presentato nell'ambito dell'iniziativa Scrittori a teatro nel foyer del Teatro Mengoni di Magione. Chiunque sia approcciato alle tue pagine riconosce nella tua scrittura la capacità di dipingere i luoghi più che diciamo descriverli. Dipingere i luoghi, tanto i luoghi fisici quanto i luoghi dell'anima, attraverso un percorso che valorizza in maniera sorprendente i territori del Trasimeno. C'è addirittura qualcuno che ha detto: non mi stupirei se dal prossimo anno il Trasimeno e Tropea ha un picco turistico legato appunto al fatto che le realtà locali costruiscono dei tour appositi alla scoperta dei luoghi del rifugio delle ginestre, che potevano avere come titolo A spasso con sveva. Luoghi che la scrittrice conosce molto bene, avendo deciso di abbandonare Roma per trasferirsi al Trasimeno. Il cuore non era in quel corpo, il cuore era nel ricordo. Nel ricordo di sorrisi, foulard di seta e baci rubati sotto le coperte. Nel calore del seno di sua madre, a cui aveva sempre cercato disperatamente di aggrapparsi. Dal suo luogo di elezione a Passignano sul Trasimeno, Elisabetta Bricca sta lavorando al suo prossimo romanzo, che la vedrà confrontarsi con una delle scrittrici da lei più amate, Virginia Woolf.